Eccoci qua dunque, carissimi, benvenuti in questo spazio dedicato al mondo dei motori e delle tecnologie ad essi correlate. Sono Alex e il mio canale è Alex Automotive Technologies. Quest'oggi continueremo a parlare sempre della predisposizione del tagliando delle nostre macchine, dei nostri mezzi di trasporto, siano essi a benzina, ovviamente GPL o metano, oppure a gasolio, quindi diesel. E nella fattispecie oggi tratteremo l'argomento della candeletta di preriscaldo della nostra camera di combustione. Che cosa dire dunque? Nella sostituzione oggi è un video semplicemente teorico perché alcune raccomandazioni mi sembrano anche piuttosto scontate, poiché abbiamo già trattato l'argomento candele, chiaramente da non confondersi con le candelette. La candela fa scoccare chiaramente la scintilla, permette lo scoccare della scintilla per far sì che la nostra miscela di aria e benzina, ovviamente a rapporto stechiometrico, prenda fuoco e ovviamente faccia la forza e crei la pressione sul nostro pistone. La candeletta invece dei motori a gasolio si comporta in maniera leggermente diversa, ma comunque anch'essa, come la sua parente, la sua cugina candela, ha un filetto e ovviamente il principio di montaggio e di sostituzione è praticamente il medesimo, solamente il principio di montaggio e di sostituzione, perché ovviamente abbiamo detto la candela si regola il gioco dell'elettrodo, ci sono alcuni altri scrupoli, altre cose a cui fare attenzione, il grado termico, eccetera, eccetera, per i nostri motori a ciclo 8, benzina. Mentre invece la candeletta non fa altro che svolgere la funzione di riscaldamento. Che cosa vuol dire questa cosa e come dovremo andare a comportarci nella fase sostitutiva di questo importantissimo ed indispensabile componente per quanto riguarda la funzionalità dei nostri motori a gasolio. Allora, cominciamo subito col dire in questo video semplicemente, ripeto, teorico, che la nostra candeletta è una sorta di resistenza che, ovviamente, riscaldata dall'attraversamento della corrente, si scalda, diventa incandescente e permette di agevolare l'accensione del combustibile che nei motori diesel appunto è il gasolio. Ovviamente non vi sto a raccontare più di tanto che in alcune tipologie di motore di ultima generazione la candeletta non si accende solamente quando il motore è freddo e quindi quando effettuiamo l'avviamento, giriamo il nostro quadro, la candeletta diventa incandescente e poi effettuiamo l'accensione. Quindi con l'iniezione da parte dei nostri iniettori della pompa diesel del gasolio, però ecco queste sono piccole quisquiglie, piccole nozioncine che potete comunque anche tranquillamente trovare online nella tantissima disponibilità informativa che vi si trova, ma io oggi voglio semplicemente farvi alcune piccole raccomandazioni per effettuare la sostituzione di questo fondamentale appunto componente. Ecco, la candeletta fondamentalmente è un componente da andare a sostituire una tantum, quando previsto chiaramente come al solito da casa madre, e da lì avremo sicuramente necessità di adottare alcune piccole malizie, come sempre spiego all'interno del mio canale. Allora, la prima innanzitutto è possibilmente adottare la sostituzione quando la macchina è a riposo, quindi il motore è fermo, siamo in un momento di comodità, siamo nella nostra comfort zone. E andremo naturalmente a lavorare sul disassemblamento del componente. Questo, attenzione, perché la candeletta è leggermente più delicata della candela solitamente. Quindi, quando andremo in fase sostitutiva e ovviamente nel momento in cui andremo a rimuoverla, dovremo sicuramente avere ben chiaro quello che è la zona di ubicazione, perché non in tutte le macchine è sempre comodo lo smontaggio. Dovremmo avere già aver già stabilito quali sono gli utensili per poter andare a smontare questo componente. A volte possono servire alcune chiavi, come abbiamo visto all'interno del mio canale, particolari, cricchetti con alcune prolunghe. Quindi vi suggerisco vivamente, se non l'avete ancora fatto, di dotarvene o comunque di averli a disposizione nella fase di smontaggio e poi chiaramente procederemo nella medesima maniera del disassemblamento della candela. Ecco, molte volte chiaramente la candeletta è collegata con in sequenza, quindi sono tutte collegate insieme da una sorta di connettore più o meno rigido che porta loro la corrente necessaria a farle riscaldare. Quindi facciamo bene attenzione a dove sono ubicate, piuttosto
diamo una leggera lubrificata nella parte finale, terminale, dove appunto la candeletta è vincolata al supporto del motore, dove ovviamente c'è il filetto, con un buonissimo sblocca filetti lubrificante. Attendiamo il più possibile, eventualmente se non ci sentiamo tanto sicuri rifacciamo l'applicazione a distanza di alcune ore e poi cominciamo senza forzare, certamente non a macchina, quindi con un avvitatore o quant'altro, andremo a mano delicatamente a effettuare una leggera torsione in senso antiorario del componente. Una volta che naturalmente la chiave che avremo stabilito possa essere funzionale alla rimozione è calzata correttamente. Quindi prima di tutto verifichiamo tutte quante queste piccole accortezze e effettuiamo queste operazioni. Dopodiché, quando avremo calzato il nostro componente particolare liberato da tutta quella che è la linea chiaramente di alimentazione elettrica, potremo tranquillamente iniziare a effettuare questa torsione, ovviamente in senso antiorario sinistrosa, ovviamente col componente, la chiave a occhio piuttosto che quello che calza, insomma, fondamentalmente. Ovviamente il componente deve essere svitato, disassemblato, purché questo possa venire via correttamente. Se vediamo che lo sforzo è tanto, piuttosto che andare a inficiare il componente, portiamo il mezzo da un professionista deputato alla rimozione del particolare. Sicuramente in officina si riesce agevolmente e meglio, perché può capitare che la candeletta, diversamente dalla candela, visto che comunque permane per più tempo solitamente all'interno del nostro propulsore, possa andare incontro a dei fenomeni di ossidazione, morchia. Il motore diesel chiaramente solitamente porta anche un pochettino più di fuliggine, eccetera, eccetera, all'interno del vano motore possono depositarsi comunque degli ossidi, dei depositi che possono creare delle problematiche nella fase di disassemblaggio del componente stesso. Ecco, proviamo a fare una forza decente, non una forza esagerata, perché altrimenti andremo incontro a una serie di altre problematiche, come la rottura del componente stesso con una elevata torsione. Quindi, se vediamo che sforzando tanto il componente non viene via perché magari chi l'ha assemblato prima di noi l'ha stretto più forte del dovuto, perché comunque anche ovviamente nel caso della candeletta deve essere tirata a motore freddo, diciamo a 20 gradi, temperatura ambiente, con uno strumento di serraggio dinamometrico. Di solito va fatto così anche per le candelette, ovviamente anche questo è segnato nel libretto di uso e manutenzione solitamente del mezzo in questione. Quindi fate bene attenzione alle accortezze necessarie. Detto questo, è giusto dire infine di questo video che io non mi occupo principalmente di motori a gasolio, sebbene comunque li conosca abbastanza bene, insomma. Però ecco, il mio forte, quello su cui sono veramente preparato, è il motore a benzina, carburante, benzina, gas, metano, comunque sia non il diesel. È giusto dirlo a tutti quelli che seguono questo canale, che magari mi vedono anche per la prima volta, perché ecco, comunque è una cosa che io tratto meno efficacemente sicuramente di quello che tratto per quanto riguarda i propulsori a benzina, quindi con la candela di accensione. Detto questo, non aggiungerei molto altro, ma vi ricordo sempre esclusivamente di fare affidamento anche a quello che sono le specifiche, come vi ho precedentemente appena detto, del libretto di uso e manutenzione, sia nella fase di rimozione del componente, sia poi nella successiva fase di rimontaggio. Per quanto riguarda le candelette, non ci sono particolari necessità o malizie di regolazione, perché appunto la candeletta viene acquistata, ovviamente poi si va a montare, ma mi raccomando, fate attenzione ad acquistarle sempre di buona qualità. Ci sono delle marche blasonatissime che vendono dei prodotti veramente eccezionali. Lì si cerca, visto appunto, come appena detto, il componente permane per tanto tempo all'interno del nostro propulsore, cerchiamo appunto di prenderle il più di buona qualità possibile, perché in questo caso veramente chi più spende poi alla fine meno spende e incorre in minori rotture, incorre in minori problematiche anche dal punto di vista dell'invecchiamento precoce del componente, anche perché chiaramente quando una candeletta viene meno, sulle diagnostiche e sul quadro viene segnalato, ma ecco, diciamo che il motore 90 su 100 parte comunque
quasi tranquillamente. Però ecco, non è come la candela che una volta fritta, una volta incrostata, non scocca più la scintilla e il motore non parte più, comunque ha delle grosse problematiche di accensione perché comunque rischi di andare a tre cilindri se si tratta di un quattro cilindri. Nel caso della candeletta l'avviamento si riesce, insistendo magari un attimo di più, a effettuarlo comunque. Cosa diversa negli ultimi motori, perché negli ultimi motori la candeletta partecipa con il riscaldamento della camera di scoppio non soltanto nella fase di avviamento a freddo, cioè si accende anche in altri particolari momenti del funzionamento del nostro propulsore. Quindi cerchiamo sempre di rispettare o di anticipare addirittura un po' le specifiche e le tempistiche sostitutive di casa madre e saremo particolarmente a posto. Per quanto riguarda gli altri piccoli consigli, rifatevi tranquillamente al video sulle candele, che tanto bene o male sul filetto è la medesima cosa. Quindi sempre pulizia, le cose che vi ho sempre detto. Mi raccomando, attenzione, buon lavoro a tutti quanti. Alex Automotive Technologies per oggi vi dà la fine di questo video, per oggi è veramente tutto e con questo vi rimando al prossimo video che seguirà sempre sul mio canale. Ciao e grazie da Alex Automotive Technologies.